Lerici, Vele Latine, Lega Navale, Maurizio Moglia, Giancarlo Barberis. Oggi prima giornata di regate, sembra che sia andato tutto bene. A voi la parola per questo primo progetto SIM Trofeo Vele Latine a Lerici. Maurizio, la giornata oggi? Giornata splendida, abbiamo avuto fortuna che avevamo anche un po' di vento, per cui le barche hanno dato le loro prestazioni massime. E c'è stata una bella battaglia per arrivare al traguardo. E le barche sono bellissime, tra l'altro, sono veramente uniche, era anni che non si vedevano qua a Lerici barche di questo calibro. E abbiamo unito poi alla manifestazione in mare, alla regata in mare, tutta una serie di manifestazioni a terra che parte dalla tecnologia di produzione dei nodi, di artigianato, di tutto quello che poi è legato sia al mare che all'artigianato locale, al food chilometro zero, per concludere questa sera con la serata di gala in Piazza Mottino con un bellissimo concerto jazz che chiuderà la serata verso le ore 24. Bene, Giancarlo Barberis, vabbè, un nome, una garanzia. Perché hai voluto, perché sei tu che fortemente hai voluto le Vele Latine a Lerici, qual è stata la motivazione? È stata una motivazione imprenditoriale, nel senso che si stanno perdendo tante specializzazioni e dobbiamo ritornare indietro, dobbiamo ricreare quell'ambiente necessario nella quale i nostri, diciamo, maestri d'ascia possono lavorare. Infatti uno dei progetti della Lega Navale di Lerici sarà proprio quello di cercare di riabilitare certe specializzazioni, di arrivare a fare in maniera che queste persone che magari sono falegnami diventino maestri d'ascia. E perché sì, la vetroresina è importante, io lo posso dire perché ho creato tantissime barche in vetroresina, però allo stesso tempo si perdono le specializzazioni, bisogna assolutamente ritornare a certi primordi com'è la Vela Latina, insomma, in sostanza il classico gozzo con la Vela Latina in legno, certo. Quindi il tuo passato di costruttore di imbarcazione a vela in vetroresina ora è sfociato in quest'amore per il legno. Non è che sia sfociato in quest'amore per il legno, nel senso che io è sfociato nell'amore delle specializzazioni, cioè dire, quando avevo un cantiere io potevo, non so, creare tantissimi artigiani di tutti i tipi, dall'attrezzatore al velaio, che ci avevamo addirittura tre velerie nel 1970, e anche a chi diciamo poteva, insomma, tantissimi fanno i ponti in legno, mi hanno sempre ringraziato per il lavoro che trovavano da me. E io credo che bisogna ritornare al passato, bisogna riportare tutte le specializzazioni in avanti, e la barca in legno credo che sia una delle basi, insomma, in sostanza. Bene, siamo contenti di questa tua iniziativa perché il nostro territorio ha bisogno di qualcuno che ci riporti un po' alle origini. Torniamo alla regata. Abbiamo uno sponsor d'eccezione che ha voluto aderire a questo progetto. Maurizio, non è ancora finita, domani c'è un'altra giornata, ci sarà un'altra giornata di regata, la premiazione, ma come presidente della Lega Navale un altro anno ripeterete questo? Ma sicuramente l'idea è già di partire con la seconda edizione. Speriamo che gli sponsor ci sostengano, perché purtroppo le nostre forze sono noi siamo piccoli, siamo gli ultimi creati della Liguria o quasi. Siamo una costola della Lega Navale di Spezia, nati 30 anni fa circa. Se con Lega Navale di Spezia il prossimo anno, che sta crescendo anche lei, tutto quanto, riusciamo a unire le forze insieme chiaramente al Circolo Verico Helix, che è il circolo più prestigioso del Golfo che abbiamo, come ci è stato dato un aiuto quest'anno, ce lo darà questo spero anche il prossimo anno,
potremmo potenziare sicuramente questa manifestazione e incominciare a collegare Lirice al mare, che veramente Lirice è sul mare, ma non si riesce mai a viverlo come dovrebbe essere veramente vissuto. Il mare va vissuto e collegato alla terra con manifestazioni a terra per chi non ha la possibilità di vivere la giornata in mare, e chi non ne ha, creargli anche in futuro la possibilità di venire a vedere queste bellissime regate con mezzi di soci messi a disposizione gratuitamente, per poter avvicinare tutta la popolazione che vive sul mare a questo bellissimo mondo che insegna tanto, soprattutto nel saper vivere, nel sapersi comportare nella vita quotidiana. Bene. Allora finiamo con un insieme. Maurizio Moglia, Giancarlo Barberis, un complimenti per quest'anno e un appuntamento al prossimo. È buona, eh? No.